Ne ho già parlato su Telegram, forse anche ne ho accennato sul blog, ma non sono sicuro. E sicuramente ne ho parlato sui miei profili social e ho anche lasciato una breve recensione. Ma ne va vale la pena spendere qualche parola anche qui su YouTube, sul mio canale YouTube, a proposito dei nuovi racconti di Davide Mana del Quarantine Quartet, quattro racconti, racconti brevi. Slegati tra di loro, ma con uno scenario comune, che poi è un'operazione narrativa che piace fare anche a me, ovvero creare una situazione, un mondo, o come in questo caso un'ambientazione con un forte elemento in comune, una pandemia, guarda un po', non so se vi ricorda qualcosa, e ruotarci attorno dei personaggi che non hanno contatti tra di loro, oppure hanno lievi contatti tra di loro, oppure anche in un'altra evenienza, in un'altra sviluppo di questo genere di racconti si possono incontrare magari in un racconto che li riunisce. E nel caso di Davide Mana, abbiamo appunto, ci sono in previsione quattro racconti, due ne sono usciti, forse nel momento in cui ascoltate questo video, forse anzi probabilmente sarà uscito anche il terzo, perché Davide ne sta pubblicando uno ogni tot giorni. Finora appunto io ne ho letti due. Sto registrando questo video di martedì 3, se non sbaglio, vediamo. Sì, martedì 3, quindi è probabile che quando pubblicherò questo video sarà uscito anche il terzo volume, terzo racconto in formato ebook. Ve li mostro, vi mostro la copertina del numero 1, che è questo qui, ed è Marie, e poi abbiamo anche Elena, che è il numero 3. Ma giusto per dargli un numero, perché sono leggibili indipendentemente dalla numerazione, insomma, potete iniziare dal 3, dal 4, dal 2, insomma, ci siamo capiti. Lo scenario, come detto, è uno scenario pandemico, siamo in Italia, senza particolari però connotazioni geografiche, si capisce che siamo in Italia, appunto, almeno nei primi due racconti che ho letto, e la pandemia è molto molto più incisiva di quella che stiamo vivendo nella realtà, molto più incisiva del coronavirus, e anche un aspetto peculiare, ovvero alcuni dei contagiati muoiono e altri impazziscono per la malattia, diciamolo così. Poi c'è una spiegazione scientifica che vi lascio scoprire leggendola, e diventano aggressivi come dei drogati in astinenza, quindi estremamente violenti, estremamente aggressivi. Il bello di questi racconti, soprattutto di Marie, che è il numero uno, ma che appunto per questa strana numerazione è il secondo che io ho letto, è che hanno un punto di vista insolito, diciamo, per questo genere narrativo, per il genere delle pandemie e dintorni, beh, per la fantascienza apocalittica, anche quindi apocalisse zombie, questo genere qui. È un punto di vista che non se la prende con gli scienziati, come invece fanno diversi autori, non tutti, ma diversi autori apocalittici, post-apocalittici, che tendono a puntare il dito contro gli scienziati o contro la politica o contro la società moderna, e vedono, e quindi vedono nella catastrofe di turno, che sia una pandemia, un meteorito, un'apocalisse zombie, qualsiasi cosa che possa portare alla distruzione del mondo, vedono come una sorta di punizione divina o del fato, del destino, contro una società che si è votata all'eccesso a favore della scienza, tralasciando magari l'aspetto spirituale, tralasciando la presunta natura dell'uomo a combattere per dimostrarsi migliore rispetto al prossimo con la forza, col coraggio. Invece Mana, essendo uno scienziato, sottolinea come la scienza, appunto, può essere, e spesso è, come lo vediamo nella realtà nel caso del coronavirus, l'unico barlume di speranza in una situazione estremamente disperata. Lo fa senza idealizzare, senza fare, come dire, per capirci, senza fare dei pipponi, ecco, così ci capiamo subito, demagogici a favore della scienza, ma lo fa lasciando trasparire tutto ciò dalle parole dei protagonisti dei suoi racconti, in particolare di Marie, che è appunto una virologa, mentre Elena è una sopravvissuta, racconto numero 3, quarantena in quarto numero 3, è una sopravvissuta che cerca la fuga
da una città oramai in mano, caduta parzialmente, per i morti causati dall'epidemia, e quello che rimane è in parte, in piccola parte, presidiato dalle forze dell'ordine, i presidi medici e militari, in piccola parte è invaso da invece quei contagiati che, come dicevo, sono impazziti per un particolare effetto della virus che riguarda appunto questo scenario inventato da Mana. I libri sono molto interessanti, costano 99 centesimi, quindi pochissimo. Ve li metto in didascalia, se mi ricordo, se no li trovate sul mio canale Telegram, come ho detto. E hanno questo prezzo per tutto il periodo della nostra quarantena vera, la quarantena del coronavirus, che l'ho trovata una trovata simpatica anche per ironizzare, esorcizzare un po' il panico da contagio che stiamo vivendo. Sono racconti molto belli, che possono piacere sia a chi apprezza già il post-catastrofico, il catastrofico, l'apocalittico e affini, sia per chi di solito non ama questo genere di racconti, proprio per quegli stereotipi che narravo prima, antiscientismo, una specie di autoritarismo portato all'eccesso da alcuni autori che vedono appunto nell'ergersi dell'uomo forte contro le autorità, contro la legge, contro le istituzioni, contro la scienza, vedono questa opportunità nascere appunto dalle ceneri di un mondo distrutto da un'epidemia o da qualsiasi altra catastrofe. Insomma, ecco, chi non apprezza questo genere di cose non le troverà nei libri di Mana, che pur rispettando i canoni, le atmosfere del genere, le rilegge in un altro modo. Insomma, io ve li consiglio, e visto che io e Mana ci stiamo alternando in classifica di fantascienza appunto apocalittica e catastrofica, mi sembrava giusto cimentarmi in questa tenzone anche parlando di lui nei miei video, anche perché alla fine siamo amici, la nostra competizione è scherzosa e siamo anzi siamo contenti di essere entrambi in classifica e di aver guadagnato un po' di lettori che vogliono appunto leggere questo genere di storie in questo preciso periodo storico del nostro paese. E questo è quanto, spero che li leggiate e se vi piacciono, lo ripeto e vale anche per i miei racconti, ricordatevi un piccolo feedback su Amazon, anche due parole, mi è piaciuto, e mettete 5 stelline o 4 stelline, se non vi è piaciuto non mettetele, e ricordate che questo feedback aiuta tantissimo noi autori, soprattutto noi autori indie, a stare in vita, letteralmente è così. Alla prossima e buona lettura!